consenso del collettivo Fare Comune. Noi anche noi abbiamo aderito a questo comitato per la manifestazione del 15 ottobre, che vuole essere quindi non solo un momento di organizzazione, diciamo, per questo evento, ma anche e soprattutto un inizio di rete e di collegamento orizzontale tra tutte le forze che oggi si muovono in un'ottica diversa, in positivo e sostanzialmente per un concetto della società, della città, vista come bene comune, e quindi andare a portare, iniziare a creare un embrione di programma generale che possa essere poi la proposta di quello che sarà il dopo l'eventuale governo Berlusconi, gli eventuali governi che qualcuno cercherà di mettere in piedi, ma che certamente non cambieranno la linea che viene portata avanti sul discorso della gestione della crisi. Noi pensiamo che la strada sia un'altra, e l'esempio ne abbiamo mille. Ieri per esempio c'è stata la festa a Borgo Marina dei migranti, cioè degli immigrati che hanno le attività, e anche degli abitanti del quartiere, delle associazioni che hanno deciso di vivere queste problematiche in maniera inclusiva e non creando muri, e questo è il discorso del fare comune. Come del resto gli spazi di dibattito ce ne devono essere tanti, fare comune vuol dire controllo dal basso, ci sono gli spazi, e qui invece si chiudono non a caso, come questa sala degli archi dove siamo noi, al momento sbarrata come una prigione, vuota, non viene più data per fare riunioni e assemblee, cosa assolutamente assolutamente pazzesca rispetto a quella che è la storia invece di questa città, dove ho sempre visto questi spazi utilizzati per i cittadini. Ci sono solo degli esempi, ma potremmo farne molti altri.